Cioè, non mi sei un chiacchierone, insomma, più del presidente. Ma io ritengo che da quello che mi hanno spiegato gli avvocati, l'avvocato vigilante, che è quello che cura un po' gli interessi nostri, sembra che questo sia un sequestro di sequestro. Cioè sembra, non vorrei sbagliarmi, non vorrei dire assolutamente sciocchezze, che il dissequestro è automatico nel momento in cui vengono rimossi le condizioni che hanno determinato il sequestro. Quindi ritengo che la cosa si potrebbe risolvere, auguriamocelo, entro stasera, massimo domani, trovando consenzienti e disponibili un po' tutte le forze di polizia, perché loro fanno il loro dovere, però io immagino che non saranno così, voglio dire, duri nei confronti di una situazione che ci ha visti penalizzati ancora una volta, e ovviamente al danno la beffa, stiamo facendo i lavori, ovviamente a spese nostre, che devo fare più di questo? Io mi auguro che sia così, mi auguro che i miei tifosi possano venire domani, sabato, compatti a vedere la partita senza avere fastidi, perché è normale che chi ha l'abbonamento deve essere messo in un posto di riguardo, quindi sicuramente apriremo la Monte Vergine, ci stringeremo un po', vedremo come fare, andremo incontro a tutte le esigenze dei miei tifosi. Io spero che questo non accada e che loro possano stare nel loro posto, nell'abbonamento che hanno comprato, nei biglietti che vorranno comprare, quindi mi auguro che la cosa si possa risolvere bonariamente, insomma, in questo modo. Presidente, qualche minuto fa ci ha fatto vedere delle foto inerenti lo stadio di Ascoli. Fra poco arriverà il presidente della Lega di Serie B, Andrea Abbodi, riferirà ovviamente di quanto accaduto. Potrebbe, secondo lei, esserci anche un intervento da parte del presidente Abbodi, visto che parliamo di impiantistica sportiva, una tematica molto importante soprattutto per il presidente Abbodi? E non perché credo. No, a questo punto forse che cosa c'è? C'è un eccesso di zelo qui ad Avellino e altrove no? Ma io non credo che il presidente possa entrare in discorsi di questo tipo, assolutamente, insomma, perché chi è intervenuto ha un'autorità istituzionale per poter fare questo, quindi il presidente Abbodi rappresenta la Lega di Calcio di Serie B, però insomma non è che può entrare nel merito di queste situazioni, ritengo di no, assolutamente. Per quanto riguarda gli stadi di cui lei parlava, non è che è uno stadio, cioè io gradirei che qualcuno dei nostri andasse un po' in giro a vedere gli stadi d'Italia come sono combinati, mi riferisco alla Serie B, non parlo di quelli di Serie C perché sarebbe esagerato, ma gli stadi di Serie B, diciamo che l'Avellino, con tutte le sue pecche, con tutte le sue problematiche, con tutta la sua vetustà di uno stadio che è in piedi da oltre 40 anni, è chiaro che Avellino si presenta come uno stadio quasi moderno in questo momento, salvo le lacune che conosciamo. Quindi voglio dire, andare a mettere il dito sulla piaga di uno stadio che ha fatto il manto nuovo ed è il primo in tutta Italia di questo tipo. Ci hanno chiesto di fare gli interventi, li abbiamo sempre fatti, cioè che cosa deve fare una società che gestisce uno stadio non di proprietà, ma di proprietà del comune? Ci mettiamo sempre a disposizione di chiunque, in particolar modo anche del comune, quando serve qualcosa siamo sempre qui, come è giusto che facciamo, per ovviamente garantire la salvaguardia, la sicurezza, la tranquillità dei nostri tifosi e di tutti quelli che vengono allo stadio, non c'è dubbio. Presidente, lei ha parlato di Stadio Partenio Lombardi come struttura obsoleta, ovviamente da rimodernare, magari da rifare, e non per caso proprio con Abbodi qualche tempo fa avete presentato il progetto per il nuovo stadio. Come mai si è arenata questa situazione, a che punto è? Ma scusate, dico sempre le stesse cose, però non vi fate sempre le stesse domande. Cioè, il Comune ha detto dobbiamo prima chiudere questa partita del vecchio. Quando chiuderemo la partita del vecchio saremo in condizione eventualmente di affrontare discorsi diversi. Questo discorso non devo chiuderlo io. I nostri dati stanno negli occhi di tutti. E quindi il Comune dovrà prendere la decisione, e anche in questo probabilmente la magistratura ha rallentato questo rapporto, perché è chiaro che se c'è un'inchiesta in merito le persone vogliono essere tutte garantite e tranquille che non succeda nulla, e quindi tutti hanno difficoltà a firmare un documento che ormai è pronto da un anno e mezzo, lo sapete, è venuto a Bodi un anno e mezzo fa, abbiamo discusso col sindaco, erano tutti d'accordo su questa situazione. Non si riesce a capire per quale motivo non si riesce a fare questa delibera. Facciamo i conti, se dobbiamo dare dei soldi glieli diamo, se dobbiamo avere dei soldi staremo in questo stadio senza pagare il canone per un certo numero di mesi o di anni, quello che sarà, ma io sono disponibile a fare qualunque tipo di chiusura di questo discorso. Fatto questo, e una volta che abbiamo sanato questo discorso ormai, come devo dire, vecchio e vetusto, insomma, che
serve solo probabilmente, scusatemi, a voi a scrivere qualcosa sui giornali, insomma, perché questa è una cosa che ormai è assodata e conclamata. Chiudiamo questo discorso vecchio, dopodiché il Comune credo che sarà disponibile a fare un incontro con noi e stabilire se abbiamo le caratteristiche, se abbiamo le potenzialità, se abbiamo la credibilità per poter allestire un discorso più grande, qual è quello dello Stadio Nuovo, che ormai tutti conoscono, il progetto è tutto pronto, stiamo aspettando semplicemente di definire queste cose vecchie. Presidente, possiamo definirla una settimana nera, cioè tra deferimenti, inibizioni? No, io ho solo un vantaggio in questo momento, che fortunatamente giochiamo il 1° di ottobre, quindi solamente il settembre è finito. È vero che abbiamo ancora un altro giorno, potrebbe andare ancora peggio, ma io credo che così non sarà. Credo che il 1° ottobre ormai i giochi sono fatti, speriamo di vincere fondamentalmente. Io vorrei sgombrare il campo da equivoci e vorrei dare un messaggio di speranza ai miei tifosi. Lasciamo stare quello che è successo a settembre. Ciascuno di noi che ha avuto deferimenti, ammende, se le tiene nel cassetto conservate, leviamoli da parte, buttiamoli nel fuoco, facciamo un bel falò, il 1° ottobre vinciamo la partita e siamo tutti contenti e sereni. La stagione inizia certamente con il campionato, ma il campionato per andare avanti nel modo giusto ha bisogno di responsabilità, consapevolezza, e noi non abbassiamo la guardia perché sappiamo, come sapete anche voi, che è sempre in agguato l'umana miseria. E quindi il tema della correttezza dei comportamenti, non soltanto sportivi, ma secondo me anche i comportamenti gestionali, rappresenta per la Lega una priorità, perché è la garanzia della nostra reputazione, che è un obiettivo che dobbiamo raggiungere, perché dobbiamo consolidarla, la reputazione, dobbiamo recuperare anche porzioni di credibilità che abbiamo perso strada facendo. Dopodiché, come voi sapete, io ho sempre detto che il calcio è in mezzo a questo mondo e quindi pensare al rischio zero è ipocrita. Quindi bisogna sapersi misurare con i rischi, avendo un po' la coscienza a posto di aver fatto il proprio dovere. Lo faremo ad Avellino e poi comincerà questo Giro d'Italia, che faremo per 2 volte tra l'altro, perché non basterà soltanto un tour. Ne faremo 2, uno girone di andata e uno girone di ritorno. Parleremo con tutti i tesserati della prima squadra, dei settori giovanili, di staff, perché i rischi riguardano tutti, dirigenti, collaboratori, lo staff tecnico, lo staff medico. Ognuno deve avere la sua consapevolezza del dono che abbiamo avuto di poter vivere e lavorare nell'ambito di un settore fantastico, meraviglioso, e quindi questo dono dobbiamo rispettarlo, preservarlo, perché fuori c'è il pubblico, c'è la gente, ci sono i tifosi, ci sono tutti quelli che investono nel nostro mondo, che hanno diritto di avere la certezza che quantomeno l'impegno da parte nostra su queste tematiche è massimo, è assoluto, è costante, è quotidiano, non ci abbassiamo mai in termini di attenzione. Presidente, l'ultima volta che è venuto ad Avellino è stato per il progetto del nuovo stadio Partenio Lombardi, certo. È tutto fermo, tutto bloccato, sicuramente non è una delle priorità al momento del sindaco Foti, il nuovo stadio Partenio. Le priorità del sindaco vanno rispettate, mi auguro che l'amministrazione sappia rispettare anche le nostre priorità e sappia rispettare anche le priorità della comunità, perché ritengo che una infrastruttura nuova in un contesto urbano riqualificato non rappresenta una priorità per il nostro sistema calcistico, ma rappresenta una priorità per la città. Io non sono convinto che il sindaco non consideri una priorità questo progetto. Rispettosamente ho lasciato comunque correre il tempo necessario per le valutazioni e per altre attività che il sindaco deve portare avanti ogni giorno. Oggi quel ruolo lì ritengo che non sia facile, ecco, interpretarlo nel modo giusto, sereno, perché mille difficoltà, mille vincoli, mille preoccupazioni, è il padre di una comunità questa, ma tutte le altre che comunque ha emergenze sociali, quindi lo rispetto moltissimo, speriamo di non essere un elemento di preoccupazione e di appesantimento della sua agenda quotidiana, però sarà un piacere, dopo aver parlato con il Presidente Taccone, andarlo nuovamente a trovare per capire come insieme possiamo rimuovere eventualmente gli ostacoli, perché questa infrastruttura non ha bisogno di interventi tampone, ha bisogno di una profonda, significativa, definitiva rivisitazione, esattamente come è stata esattamente disegnata dalla bozza di progetto presentata dalla società, che ha fatto un passo in avanti importante. Adesso dobbiamo forse costruire un ponte tra la posizione della società e quella dell'amministrazione comunale, ma sono convinto che tutta la comunità, conoscendo bene nel dettaglio il progetto, lo potrà apprezzare
per la sua funzione anche di socialità. Presidente, un momento molto intimo, bello, è stato pochi istanti fa con il piccolo Matteo. Ma le cose intime rimangono personali, quindi questi momenti qui sono l'aspetto più bello e più carico di significati del mio lavoro, quindi li tengo per me. Sono appena arrivato, quindi se volete sono a disposizione per parlarne anche dopo, perché è la testimonianza ulteriore che questo argomento non può essere affrontato con discontinuità, ma è un tema quotidiano e come ho detto prima vanno trovate soluzioni definitive che siano in linea con questa categoria, con le aspettative di questa società e con il decoro di questa città. Anzi, forse il nuovo progetto di questo stadio può aiutare una fase di sviluppo e di recupero urbano e di rigenerazione urbana della quale probabilmente anche questa città ha bisogno come tante altre. Ecco perché diventa fondamentale che insieme al Presidente Taccone si vada dal Sindaco Foti per capire le ragioni di questo impasse che sono convinto supereremo insieme come abbiamo fatto anche in altre città. Presidente, parlando anche di calcio, 6 giornate di campionato e un settimo della stagione regolare, che campionato è finora? Il campionato che giudicate e valutate voi nei vostri commenti e che viene misurato anche nel gradimento del pubblico, con le presenze e con gli ascolti televisivi. È chiaro che se la televisione ci sta dando grandi soddisfazioni perché il lavoro di Sky ci sta aiutando moltissimo nella crescita, perché ci sta trattando esattamente come la Serie A e come gli altri grandi campionati europei, il pubblico allo stadio ha bisogno anche di trovare le condizioni giuste per venire. Presumibilmente entro stasera completeremo le opere di messa in sicurezza. Il problema ha riguardato delle infiltrazioni d'acqua attraverso 2 giunti principalmente che hanno portato giù del materiale che si è distaccato dall'interstizio che c'è tra i 2 elementi strutturali che compongono il giunto. Non sono interventi che erano stati eseguiti durante i lavori di carbonatazione, come ho già detto anche nella giornata di ieri. Stiamo procedendo quindi alla spicconatura delle parti ancora friabili che stiamo riscontrando e stiamo rimettendo a nuovo il giunto. Subito dopo sì. Il termine dei lavori presenterete un documento congiunto US Avellino e Comune di Avellino alla Procura. Sì, noi ieri sera abbiamo comunicato ufficialmente al Comune che, avvalendoci di una facoltà inserita nel dispositivo di sequestro preventivo, avremmo iniziato stamattina i lavori. C'è stato un sopralluogo in primissima mattinata con i tecnici dirigenti e l'assessore competente del Comune di Avellino, durante il quale abbiamo confermato la disponibilità dell'US Avellino a eseguire a proprie spese i lavori e abbiamo concordato quelle che erano le modalità di intervento definendole in modo univoco. Quando avremo concluso questo intervento, molto probabilmente nella giornata di oggi, ci sarà un ulteriore sopralluogo da parte delle stesse persone che sono venute stamattina. Prenderemo atto che sono stati risolti i problemi legati alla pubblica e privata incolumità. E la tribuna dovrebbe reagire. E stileremo un documento che verrà trasmesso al GIP insieme all'istanza di sequestro. Ovviamente poi il GIP dovrà procedere come ritiene più opportuno. Intanto i biglietti sono in vendita per la tribuna del Mino oppure no? No, i biglietti in questo momento sono ovviamente bloccati. C'è la problematica legata a 400 abbonati che nel peggiore dei casi si accomoderanno in tribuna a Montevergine, ma francamente mi sento abbastanza ottimista, insomma, che questo non accada, nel senso che noi sicuramente stiamo facendo tutto quello che era nelle nostre capacità e nelle nostre conoscenze per poter risolvere il problema, poi vedremo il GIP cosa deciderà.